Cazzo, chi è? Allora, cominciamo con le commissioni. Se ci spiegate cosa sono, come funzionano, chi può partecipare, per fare che cosa, e poi chi può dare la propria disponibilità, si iscrive a uno più commissione. Allora, oggi le No, allora, nel consiglio scorso, visto che siamo riusciti a copiarle prima che le togliessero. Qualcosa di diverso. E quindi l'idea è che noi ci diamo quattro commissioni a testa, quattro lui, come in cui non possiamo votare. Se eventualmente non ci sono, lui può sostituirmi come supplente, però non ha diritto di voto. Sì. No, non è detto proprio. No. Sì, però passiamo questa cosa qua, possiamo dire. No, è un supplente a tutti gli effetti, da quello che avevo capito. Probabilmente ci sarà una delega. Sì. Sì, puoi delegarlo. Sì, con la delega puoi votare. E il discorso sarebbe anche, però, cioè non è soltanto capire, approfondire bene che cosa ti danno da votare. Cioè, finché ti porti a casa quattro fogli, questo è tutto. Categorie, ognuna corrispondente a una commissione. Io ho già trovato chi io dall'alto su WordPress riesco facilmente. Prendiamo un dominio e Antonio è già lanciato su WordPress. Eh sì, ho visto, o al massimo utilizziamo un tuo. Chiudi al giorno che quando trovi un'informazione che è bella ma condivisa la puoi postare su due click e quell'informazione che tu hai trovato viene vista da 10, 20, 30, 30 amici che sono pochi, anche se sono persone dall'altra parte dell'Italia del mondo, però comunque è un'informazione che viene divulgata nel movimento a tutte le persone e quindi porta anche consenso al movimento. E bastano 10 minuti al giorno anche per chi ha poca disponibilità di portare le commissioni. Penso a loro, poi lavori completamente. Lo so. Fare in modo che la gente si esprima, accoglie tutti i punti di vista, proporre soluzioni alternative, cioè decisionale, ma può funzionare come progetti di elaborazione. Ma non hai detto, in realtà è... Era un'espressione corporea. Non è mai stato preso come strumento di un movimento politico che lo prendesse e lo sviluppasse nel tempo. Beh, no? Diciamo che può essere anche un ottimo allenamento anche per il consigliere, perché sentirsi l'opinione del leghista piuttosto che l'opposizione di... Non è role playing. Poi queste tecniche sono tutte derivate, ad esempio, i leghisti potrebbero fare la stessa roba, ma svilupperanno tematiche diverse, con persone diverse, che si comporteranno in maniera diversa. Quelli di Forza Italia, se volessero, i partiti politici una roba del genere non la fanno perché è proprio molto vicino alla questione della democrazia diretta. Cioè non è manipolabile questa roba qua, perché il conduttore non può manipolare 50 persone. Si deve gestire i flussi che ci sono, ma non può assolutamente fare, cioè non può mettersi in testa che andrà a finire come voglio io. Il conduttore è garante della forma, ma non del contenuto. Cioè garante dei confini, che si